Le opere infrastrutturali, specialmente le opere ferroviarie, hanno delle ricadute assolutamente pratiche sulla vita delle persone. Prendiamo ad esempio il passante di Palermo, che è un'opera infrastrutturale che consiste nel raddoppio e nell'interramento della linea preesistente con un collegamento con l'aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Punta Raisi. Il passante di Palermo, con le sue 22 fermate in area metropolitana, rappresenta di fatto una ferrovia metropolitana, quindi permette una mobilità all'interno dell'area metropolitana in maniera molto più efficiente, sicura e confortevole rispetto all'utilizzo, per esempio, del mezzo privato. Quindi questo è uno degli investimenti che il cittadino può toccare con mano e vedere quali sono le ricadute sulla vita pratica. Un altro investimento interessante per quanto riguarda la vita dei cittadini è quello, ad esempio, della costruzione della nuova fermata in corrispondenza dell'aeroporto di Catania, dell'aeroporto Fontana Rossa, che permetterà di raggiungere direttamente con il treno a tutta la popolazione della fascia ionica che va da Siracusa fino a Messina. E quindi all'atto pratico un risparmio di tempo e una comodità di arrivo all'aeroporto.